che su questo poi vi adatto. Perché se una riforma di fare risparmiare 70.000 euro di moneta contante, in 10 anni sono 700.000 euro. No, ma lui dice... No, voglio solo chiarire questo aspetto. Dall'opposizione su questo, e mi fa piacere che tu sono perché è stato determinante insieme a Massimo Iorci nella redazione di un atto, oltre ai soggetti che comunque dà un effetto economico rilevante. Scusa, no, vabbè, in aggiunto volevo ringraziare un po' tutti i partecipanti, in particolare i nostri due direttori di giornale, l'onorevole Tortorino, della presenza qui questa sera, tenendo presente la giornata calda, il momento particolare del periodo che abbiamo la partita che abbiamo da poco, una serie di condizioni che tra le cose ha fatto in modo che noi avevamo questa iniziativa di questa sera scadenzata in maniera diversa, abbiamo preferito noi raggrupparla, metterla tutta insieme, perché i tempi potevano essere tirati. E dal senso rispetto ai tempi, noi stessi siamo invitati ad essere quanto più possibile sintetici, per fare in modo che tutti possiamo poi dire e esprimere il pensiero. I costi della politica è un argomento, è un tema quanto mai attuale in questo particolare momento, indipendentemente da Cattolica, ma dell'Italia e dell'Europa in senso più generale. Ci sta una stima della UIL che io dovendo un attimino dare uno sguardo rispetto al problema che tenevamo di fronte a noi, ho voluto prendere un attimino a riferimento per cercare di capire di che cosa stiamo parlando e di capire poi come il Movimento 5 Stelle che di queste battaglie ne sta facendo bandiera, e che quindi non è vero che è un movimento apolitico, è un movimento che fa la politica, cavalca ovviamente, può sembrare che può cavalcare il qualunquismo, cavalca sicuramente il malcontento della parte sinistra. E noi come partito, mai come questo momento, dobbiamo assolvere che c'è un nostro ruolo naturale, che è quello di dover portare la divina in questa Italia, in questa Cattolica, in questa Europa, i conti un attimino a posto, per fare in modo che i prossimi anni li possiamo affrontare con una certa importanza. Dicevo, ci sta questa stima della luce che dice che ci sono circa 1.300.000 persone che vivono direttamente o indirettamente della politica. Ci sono 145.000 tra parlamentari e ministri, amministratori locali, di cui 1.000 spendatori parlamentari nazionali ed europei, ministri e sottosegretari, 1.366 presidenti tra assessori, consiglieri regionali, 4.258 presidenti e assessori, consiglieri provinciali, 138.319 sindaci, assessori e consiglieri comunali, 12.000 consiglieri di circoscrizione. E così continuando, 24.000 persone dei consigli di amministratori, delle 7.000 società e consorzi e autorità di ambito, 318.000 persone che hanno un incarico dalla pubblica amministrazione, costa circa 24 miliardi di euro, e equivale al 12,6% del gettito dell'IRPEF. Questo è il quadro che teniamo di fronte a noi, e che la buona politica deve mettere obbligatoriamente mano, se non vogliamo che poi effettivamente i movimentismi da parte tra i quali vi definiamo qualunquisti possono prendere sempre di più piede, possono sempre di più poi parlare con i cittadini. E questo è il compito che noi abbiamo di fronte a noi, è il compito che in modo particolare ce l'ha il Partito Democratico. Il Consiglio Comunale di Cattolica, lo sforzo del Presidente del Consiglio, lo sforzo dei consiglieri comunali del Partito Democratico di Cattolica, sono andato tenendo di fronte a sé questo riferimento, non solo i 60-70 mila euro che chiaramente servono e contribuiscono
contribuiscono al miglioramento della città di Casor, ma è il segnale di una inversione di tendenza che il Partito Democratico vuole dare e vuole sancire. È una battaglia che va nel senso di dover moralizzare quanto più è possibile la macchina comunale. Questi sono temi che devono essere naturalmente temi nostri, non dobbiamo delegare a nessuno. E io credo sempre di più che il Partito Democratico nei prossimi mesi sarà chiamato a costruire, e di cui mi auguro che noi come partito provinciale riusciamo a completare anche la prima fase preconcrettuale e poi la fase concrettuale, in modo che abbiamo anche noi, finisce una fase di difficoltà del partito provinciale, e con il nuovo segretario provinciale che può determinare una nuova squadra politica attorno a esso, va a fare in modo che il partito nella sua interezza, nella sua complessità della provincia di Napoli possa dare segnali forti al partito romano, a Roma, al governo centrale, e che, non dimenticando che il prossimo anno noi abbiamo di fronte a noi una scadenza elettorale importante, e che quindi questi devono essere i temi principali dove il partito si deve caratterizzare e deve fare in modo da far uscire fuori l'Italia dalle difficoltà che tiene. Tra le cose, in questo ci abbiamo anche dei problemi nostri cittadini. Noi abbiamo voluto, il buon direttore ha fatto riferimento che qui stasera c'è stata una parte del partito, sì, è vero, c'è una parte del partito, una parte che è rappresentata in forte maggioranza e che chiaramente non mi vanto di essere la maggioranza in questo momento di questa parte del partito. Abbiamo l'obbligo di verificare tutte le possibilità, tutte le condizioni che noi in qualche maniera possiamo, come dire, anche sotto questo aspetto riuscire a risolvere i problemi nostri interni. È chiaro che come partito napoletano a livello provinciale, ossia a livello locale, le minoranze devono fare in modo che devono certificare il lavoro che viene fatto dalle maggioranze. È un obbligo che abbiamo di fronte a noi, se no non c'è una vita democratica all'interno dei partiti, se le minoranze non accettano il lavoro e la determinazione delle minoranze. Così come la maggioranza, volendo, non è che si deve far carico e trascinare e portare appresso quello che poi devono essere, quello che devono rappresentare le esigenze e i bisogni delle stesse minoranze. Sono andato un attimino fuori tema, ma mi sembrava d'obbligo dovuto fare, visto anche dei riferimenti che il direttore faceva rispetto alla presenza di questa sera di una parte del Partito Democratico e non l'interesse del Partito Democratico. Grazie.